alla solennità dell'Immacolata, noi risentiamo nello stupore della fede queste parole di Maria di Nazaret. Innanzitutto è bello comprendere perché la Chiesa proprio nel cuore dell'Avvento ci fa celebrare Maria, l'Immacolata, la Madre, perché Cristo è venuto nel mondo attraverso la carne di Maria. A Cagliari, Paolo VI, al santuario di Nostra Signora di Bonaria, ha ripetuto con molta chiarezza che non si può essere cristiani se non si è mariani. Cristo è venuto nel mondo attraverso Maria. E noi celebriamo in questa solennità la disponibilità di questa donna di Nazaret, di questa fanciulla, a diventare la madre del Signore. Come può avvenire questo? Maria chiede il come. Il suo chiedere non è mancanza di fede, ma vuole comprendere meglio come il disegno di Dio si può realizzare. E l'angelo le dice che sarà opera dello Spirito Santo. Allora Maria, nella sua libertà, quasi si arrende, per così dire, allo Spirito. Se c'è di mezzo lo Spirito, se è opera sua, avvenga di me ciò che tu hai detto. E l'angelo, dice l'Evangelista, partì da lei. Da quel momento Maria rimane nella sua solitudine, ma è una solitudine piena, perché da quel momento il Verbo dentro di lei comincia a prendere carne. La notte di Natale è già nel cuore di Maria. L'Immacolata ci prepara ad andare verso Betlemme. Celebriamo questa solennità. Celebriamola dando anche un significato profondo a essere immacolati anche noi, cioè senza peccato. Per Maria questo è avvenuto in modo preventivo, perché la grazia ha lavorato prima in lei. Noi dobbiamo passare per la terra del peccato, però siamo redenti in Cristo, siamo chiamati ad essere immacolati anche noi. Celebrando questa solennità, nel cuore dell'Avvento, ci prepariamo a Natale. Colui che nascerà, il Figlio di Dio, ha preso carne nel grembo di questa donna. In questa solennità dell'Immacolata ricordiamoci di un impegno. Ecco, l'impegno vorrebbe essere quello di essere attenti a tutte le donne che sono in attesa, alle donne che attendono un bambino, alle donne a cui l'angelo ha detto: anche tu diventerai madre. Ricordiamo tutto questo.